Assessore, sopralluogo in piazza Siro Carli, o per meglio dire piazza Eroi Sanremesi, nella zona della statua di Siro Carli, perché stanno per terminare i lavori della pavimentazione nuova dopo la rimozione dei chioschi. Cosa accadrà alle sue spalle nei prossimi giorni? Ma intanto stiamo cercando di fare la pavimentazione per lasciare la piazza pronta per la settimana del festival. Questo è importante perché sono spazi nuovi che la città va a riconquistare. Stanno ultimando i lavori della pavimentazione e successivamente metteremo gli arredi per completare il tutto. Siamo a due passi dal nuovo semaforo, ci sarà un marciapiedi naturalmente per il transito dei pedoni e poi cosa? Verrà lasciato ovviamente il transito dei pedoni, una fascia larga, un 5 metri circa, che permetterà di fare dei mercatini, ad esempio quelli dell'antiquariato, quindi di utilizzare uno spazio anche per altre cose, non solo per le attività qui nella piazza. Una piazza che tra l'altro con la nuova pavimentazione potrà essere utilizzata per i mercatini dell'antiquariato e quant'altro. Sì, quindi lasceremo una fascia di circa 5 metri che potrà essere utilizzata quando ci sono queste occasioni speciali da fare insieme alla piazza di fronte, perché Piazza Muccioli comunque si presta anche per queste cose. Un progetto a più ampio respiro anche per la sistemazione dei dehors di bar e ristoranti, insomma una piazzetta che ritrova il suo splendore. Bah, io credo che la città abbia ritrovato uno spazio storico importante. Abbiamo l'abside della chiesa, la fontana Siro Carli, c'è uno spazio direi di qualità per la città. Architetto, siamo quasi alla fine dei lavori, dei primi lavori qua in Piazza Siro Carli. Ci spiega un po' tecnicamente cosa è stato fatto e cosa si farà? Allora, l'intervento che abbiamo posto in essere prevede sostanzialmente il recupero, l'integrazione degli elementi originari della pavimentazione e successivamente un intervento di pulizia della fontana con la statua di Siro Carli. Una volta espletati questi interventi di restauro e di ripristino, è stato previsto il posizionamento di alcuni elementi di arredo urbano, che sono delle fioriere in acciaio corten che serviranno per delimitare e per andare ad arredare la sistemazione finale della piazza.